Ciao a tutti amici della Family, benvenuti nella mia rubrica di Chef in Roulotte. Finalmente è arrivato il momento, finalmente è arrivato il momento della ricetta con la R maiuscola, perché è una ricetta tipica veronese, quindi della mia città, a cui tengo particolarmente perché si tramanda di tradizione in tradizione. Oggi impareremo insieme a fare la peyarà. Per fare la pera bisogna iniziare dal brodo. Il brodo deve essere fatto con le verdure, sedano, carote, cipolle e un pezzo di gallina. Iniziamo sbucciando le carote. Una volta sbucciate, le taglieremo a pezzi, più o meno grossi è lo stesso. E li butteremo dentro una pentola per fare il brodo. La stessa cosa facciamo con la cipolla. La sbucciamo, la tagliamo a pezzi e la buttiamo nella pentola. Sto piangendo tantissimo perché ho pelato le cipolle. Volevo dire, stesso procedimento faremo con il sedano, lo taglieremo a pezzi e lo metteremo nella pentola. Sto lacrimando. E in pentola anche la nostra gallinella. Ciao ciao! Abbiamo riempito la pentola di acqua. E adesso la dobbiamo far andare per un'oretta. Nel brodo si può aggiungere ovviamente anche altre tipologie di carne, per esempio il muscolo o quello che noi chiamiamo comunemente capel del prete, poi ogni città ho scoperto che lo chiama in modo diverso. Io non l'ho messo, ho messo solo le verdure e la gallina perché non lo mangeremo, faremo la pera solo con il cotechino e quindi ho messo solo verdure e gallina, ma con il muscolo o con il capel del prete sicuramente il brodo viene più buono. Bene ragazzi, è arrivato il momento dell'ingrediente principale per fare la peyarà, il midollo. So già che molti di voi non lo conosceranno, ma da noi è molto utilizzato soprattutto per la peyarà. Vi faccio vedere come si estrae dall'osso. Come vedete, il midollo si trova all'interno dell'osso. Per estrarlo bisogna prendere un coltellino e tirarlo fuori e metterlo in una bacinella. Qua non ce n'è moltissimo. Sembra tanta roba, in realtà non è niente. Una volta estratto tutto il midollo dall'osso, perché come si dice, tutto fa brodo. Una volta pronto il brodo, buttiamo dentro il midollo. Ora dobbiamo continuare a mescolare fino a che il midollo non si scioglie. Bene amici, ci siamo con l'ultimo ingrediente, il ban grattato. Ora lo butteremo nel brodo e andrebbe mescolato con la frusta. Noi siamo i roulotte e naturalmente io ho dimenticato la frusta. Ci arrangeremo con il mestolo. Speriamo venga lo stesso. Allora, per darvi un'idea sulla quantità, io direi che su 2 litri di brodo ci metto all'incirca 500 grammi di pan grattato. Una volta buttato il pan grattato e aver mescolato 5 minuti, il segreto è lasciarla stare. Lasciatela lì minimo 3 ore, non toccatela più. Quando arrivate a metà cottura, aggiungete il pepe. La peyarà originale andrebbe molto molto pepata. Fate voi a gusti vostri, ok?
Bene ragazzi, la nostra peara è pronta. Noi la mangiamo con la carne bollita. Utilizziamo spesso il cotechino, la lingua oppure carne di manzo, che può essere, come dicevo prima, per fare il brodo, il muscolo o il capel de prete. Un po' di decorazioni di verdurine ed ecco qua il nostro piattino. Se vi è piaciuta questa ricetta, iscrivetevi al canale, mettete un bel like e cliccate sulla campanellina. Ciao a tutti!